Abusa col parabrezza in termini di purezza di guida. Esattamente. È talmente piccola, talmente leggera, che sembra un tutt'uno con il tuo corpo. È un prolungamento del tuo corpo. Soltanto il telaio pesa 65 kg. 65 kg il telaio? Il telaio di questa macchina è tenuto insieme alla colla aeronautica e pesa 65 kg. Meno di una persona. Top 3. Top 3 delle auto sotto i 50, nei 50.000, ecco. Posteriore, zero possibile. Controlli, zero elettronica, zero ABS. Roba da pazzi. Sta tutto nelle tue mani. For the driver. For the driver. Eccolo, proprio il loro slogan. Lotus Elise è un sogno. Questa è una vettura del 2003. Al mondo hanno prodotto poco meno di 2.000 esemplari di questa macchina. È una delle poche vetture che ti dà un'emozione vera. Manca un po' di motore, però di velocità ne fai tanta comunque, perché è leggera. Non servono quei 500 cavalli. I tre punti di contatto: pedali, volante e cambio. Il cambio, c'è il clack giusto, c'è la resistenza giusta, c'è il feeling giusto. Abbinato a quella pedaliera diventa un'esperienza di guida. Nonostante gli avvallamenti, tende a copiare molto bene l'asfalto. Non ti tradisce. Questo è un motore Rover Lotus. Ha intorno a 200 cavalli, è stato preparato totalmente. Kit scarico è Larini, sia i collettori 421 in acciaio inox, il fantastico terminale di scarico Club Sport SG2, che ha un suono, un sound, un riverbero bellissimo. Originale è stata sostituita da quella AP Racing, disco, spingidisco, cuscinetto totalmente da competizione, con volano alleggerito in acciaio N24. Le sospensioni sono i Gaz Gold del campionato Lotus Cup inglese, una scelta un po' particolare perché volevo una cosa semistradale, non proprio racing. Pneumatici Toyo TR1 abbinati a cerchi Team Dynamics 1.2 Pro. Impianto frenante e dischi Brembo da 288 mm abbinati a pastiglie Ferrodo Racing DS2005. Gli interni sono molto belli, particolari. Innanzitutto le parti originali sostituite con carbonio, mischiati praticamente a inserti in pelle che richiamano i sedili originali Lotus, che sono in Probax, un materiale utilizzato anche per i sedili di Formula 1. Diciamo che all'interno c'è parte il volante a sgancio rapido e il quadro strumenti, il Garv IC7, che ha da 6 schermate e tutta una componentistica digitale, è una sorta di chicca. Io rosico perché nel garage non ce l'ho e penso proprio che la mia prossima trazione posteriore da infilare nel garage sia proprio una Lotus Elise. Però farei uno swap, farei un bel K20, vorrei un po' più di velocità, sì. Lo sappiamo tutti che a me piace la GT3 992, ma lì c'è un bello scatto. Tra le macchine, nei 50.000, che amo di più, metto le Mini, le Subaru, Subaru Evo e le Lotus. Sento dire tante cose in giro delle Lotus, una di quelle giuste è che è scomoda.
Però chi non ha portato una macchina di 700, 800, 900 kg lo deve fare, almeno si rende conto di che vuol dire la dinamica di guida. Se bello vuoi apparire un po', devi soffrire. Poi non c'è solo la leggerezza nelle Lotus. Le Lotus sono piene di tecnica. È un insieme di cose progettate dagli ingegneri che hanno reso questa macchina un bijou da guidare. Un attimino che la Sammy che si muove dietro ti comunica tutto, tutto. Quello che dicevi tu prima, i tanti cavalli si portano in giro tanti chili, qui invece i chili non ci sono. Non senti nulla che ti spinge fuori o dentro la curva. Mamma mia. Mamma mia. Fighissimo. Sembra un go-kart. E poi il modo in cui entra e chiude le curve sta macchina. Io ho goduto veramente tanto, è stato bello guidarla. Di solito Tony, quando viene a fare delle passeggiate con me dentro a ste belle macchine, lo vedo un po' teso. Nella Lotus non era così rigido, perché sentiva la fiducia dalla macchina, non da me. Ha sentito il potenziale della macchina, e quando sei appassionato di motori queste cose le avverti e ti si stampa il sorriso in faccia. Col freno fino all'ultimo secondo, punto di corda. Una volta impegnato l'avantreno, sottosterzo non ne ha assolutamente, e giù col gas vai tranquillo, esci con una leggera correzione, ma non è che fai questi sovrasterzi da in stile M3, ecco, non c'è quella potenza lì. Il che va bene, perché ti permette di essere affilato, veloce nelle curve, anche in percorrenza. Una bella lama, ti assicuro che è una bella lama da guidare. E poi è talmente leggera e dinamica che la torsione del telaio e tutta quella forza G laterale che senti nelle curve l'avverti immediatamente. Non ha filtri questa macchina, è priva di filtri, priva di tante diavolerie. Detto e ridetto questo concetto, continua ad essere forse un po' noioso, ma non ha filtri, e non avendo filtri la senti. Sai che è assettata veramente bene, eh? Vero? Perché con tutti questi avvallamenti uno potrebbe avere paura di toccare, invece messa giù proprio bene l'assetto. Parole, giuro su Dio, non ho parole. Questa Madonna mi sta facendo godere più di tutte le altre macchine che ho guidato questa strada. Ma quanto ha ripreso grip dopo l'avvallamento, bellissimo, impressionante. Hai visto quanto te le chiude? Quanto chiude? Porca miseria, pensa quanto ancora si può andare. Si può andare molto più forte di così. Veramente tanto.
Ha ragione il proprietario Emilio, assolutamente di parte, l'abbiamo notato, ma è giusto che sia così. È oggettivamente un capolavoro di macchina da inserire nella mia top 3 nei 50.000 euro. 10-20.000 euro Mini R53 Cooper S, John Cooper Works, la Cooper S fino ad arrivare alla GP della prima serie R53. Poi nei 50 ci metto le Subaru Impreza, quindi quelle fino al 2006, le Evo 6, 7, anche 8, dopo diventano un po' big, enormi, e poi le Lotus Elise, le Exige che sono ancora più belle, poi però vai so, credo che si vada sopra i 50. Cioè cazzo, dopo 4 anni di video ancora riesco ad emozionarmi così tanto. Andando a passeggio è una cosa meravigliosa, io continuerò a fare video di Lotus per sempre. Raga, questa è la, in assoluto, è la miglior macchina in termini di purezza, di piacere di guida. Sono felicissimo di avervela fatta rivedere. Sono pure contento che stai qua con me, Tony. Tanto, cazzo. Ti è piaciuta? Da morire. Stavo pensando qualche anno fa che le trovi lì sui 25, così dicevi, ma la compro, non la compro, ma ve la comprata. Ora sono schizzato alle stelle. Questa è speciale, eh? Sì, questa sì, parlavo di un modello base, diciamo. Sì. Ma questa è una macchina da... Se la potete prendere, fatelo. Sì, io adesso mi impegnerò. La metto insieme alla Subaru e alla Mini. Basta. Voglio tutte auto sotto i 50, questa vale forse più di 50, sì, però ecco, sì, su quel budget lì che mi fanno impazzire da guidare. La mia top 1? Porsche 992 GT3. Ho guidato anche il GT3 RS 991, e ne abbiamo fatti due o tre sul canale. Ma la 992... ha un avantreno che mi ha proprio strappato via il cuore e me l'ha portato via. È sempre bello chiacchierare con voi. Andate a vedere il nuovo sito di Officina del Pilota, www.officinadelpilota.com. Ci sono felpe, magliette, cappellini, fotografie di alcune tra le auto più belle che abbiamo fatto sul canale. Sarebbe bello vedervi sui post di Instagram con la felpa di Officina del Pilota. È proprio bello, cioè l'ho già visto, è già successo, e vi ringrazio per questo. Siete adorabili. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate like e commentiamo questo video. Fatemi sapere che ne pensate delle Lotus, che fanno poche views, ma che sono auto che ne meriterebbero molti di più. Ma sarà così, sarà così.